Una situazione insostenibile che vede la direzione ASP di Siracusa responsabile di una mancata attivazione nei confronti della ditta KGB che si è immessa nell'appalto e che non sta rispettando l'articolo 6 del capitolato. Quindi a questo punto, persistendo questo stato di cose, non esiteremo a coinvolgere l'ANAC, l'anticorruzione e la Corte dei Conti per prendere provvedimenti anche nei confronti di questo management che da 40 giorni resta a guardare una situazione di totale illegalità.